Simonetti, assessore del comune di Lonato del Garda, negli studi Tempo Radio per Filo Diretto. Buongiorno assessore e bentornato. Buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Buongiorno, noi invitiamo gli ascoltatori sempre a partecipare alla trasmissione, ricordiamo il numero per mandare sms, messaggi WhatsApp, che è il 348-3188-339. Per chiamarci 0376-631709 e dirette streaming su Facebook, Twitter e su YouTube. Allora, lei tra le deleghe che ha, ce n'è una che è molto di cui si parla in continuazione, l'ecologia. Sì. In questo periodo, no? Giusto, parliamo comunque. Ecologia e ambiente, parlano. Ambiente. Sì. Niente, nel mio assessorato siamo sempre in pieno movimento, grazie anche ai miei collaboratori, i geometri e tutto i dipendenti dell'ufficio. Come ecologia, ecco, abbiamo delle novità per quanto riguarda il sistema di raccolta su Lonato del Garda. Quindi abbiamo implementato da quest'anno 2023, su prenotazione abbiamo la raccolta degli ingombranti domiciliare, quindi gratuita, con prenotazione obbligatoria presso il numero verde che è pubblicizzato anche nel sito del comune di Lonato del Garda. Poi a breve, da aprile a settembre, ci sarà l'apertura molto importante che abbiamo visto che piace alla gente di Lonato, l'apertura del centro di raccolta della Rassica, la domenicale, quindi dal primo di aprile fino alla fine di settembre. Dalle 15 alle 19 apriranno, ecco, l'isola ecologica, e c'è l'implementazione da quest'anno del servizio di spazzamento meccanizzato, molto importante, perché siccome Lonato è molto vasto c'era bisogno appunto di rimetterlo a punto. Poi di altro, ecco, abbiamo partecipato assieme a Garda 1 SPA al bando regionale per il posizionamento delle colonnine di ricarica di auto elettriche, e qui devo dire che stiamo andando avanti bene, perché noi sul territorio ne abbiamo già posizionata una in zona Famila, e l'anno scorso ne abbiamo posizionata un'altra di due postazioni in via Galilei, e a breve, a giorni, andremo a inaugurare quella nuova di altre due postazioni di auto elettriche in via Ugo da Como, vicino alla Rocca Viscontea. Poi, di cosa importante, ieri sera appunto abbiamo parlato anche in consiglio comunale della costituzione, assieme a Garda 1 SPA, della comunità energetica CER Lonato del Garda. Questo è un passo molto importante, dove si è andato a fare il resoconto di tutti gli spazi comunali, degli edifici comunali, per poter appunto, insieme a Garda 1, che farà da parte tecnica, ad aderire al bando regionale di Regione Lombardia di aprile 2022 delle comunità energetiche rinnovabili, dove si potrà scambiare con i privati, le aziende e il comune l'energia elettrica prodotta. Lonato, sì, allora teniamo conto che Lonato è il secondo comune della provincia per estensione territoriale. Sì, sono 70 chilometri quadrati, è molto vasto. Immensa, assolutamente, Lonato, possiamo dire, sì. Immensa proprio. E, però il centro storico ha sicuramente dei vincoli notevoli, però anche chi abita nel centro storico può. Allora, per quelli che abitano nel centro storico, siccome ci sono dei vincoli, quelli sono rimasti, ci saranno delle dentro la convenzione della comunità energetica rinnovabile, ci saranno delle convenzioni apposite per calmierare il prezzo dell'energia elettrica. Ok, perfetto, per cui comunque potrà entrare assolutamente a vantaggio anche di chi non potrà, perché purtroppo con questi vincoli rimasti, soprattutto nei NAF, nel centro storico, lo sostituirà in questa maniera. Appunto. Poi, sì. Poi abbiamo una serie di altre, stiamo facendo una serie di altri interventi a Lonato con l'amministrazione comunale, quale la riqualificazione tramite i fondi del PNR del centro storico, soprattutto di via Gerardi,
verrà a breve, prima dell'estate, poi dalla piazzetta Corlo. Poi stiamo facendo tramite questo un bando GAL, abbiamo appena terminato la parte esterna, la parte riqualificazione della torre civica, il nostro simbolo di Lonato. E ora adesso, siccome abbiamo partecipato a un altro bando per la parte museale, cui abbiamo vinto anche questo, stiamo gli ultimi giorni per la preparazione della parte interna e il posizionamento delle attrezzature specifiche per questo polo museale all'interno della stessa. Poi adesso abbiamo appena terminato il posizionamento giochi in sicurezza, diciamo, abbiamo fatto il censimento di tutti i parchi di Lonato, che sono tantissimi, e abbiamo posizionato dei giochi nuovi appena finito, e entro l'estate andremo a completarli con elementi di arredo urbano, quali panchine, eccetera eccetera. Infine, entro l'anno andremo anche, siccome una delle mie deleghe è anche i cimiteri, sì, oltre alle manutenzioni, e andremo a completare il progetto che è già stato iniziato l'anno scorso, due anni fa, della manutenzione straordinaria e dell'abbattimento delle barriere architettoniche dei cimiteri comunali. Noi ne abbiamo ben quattro, quindi c'è molto da fare, diciamo, sparse sul territorio, anche nelle frazioni. E sì, poi ecco, appunto, come ufficio abbiamo anche e collaboriamo già da molto tempo con il CAI per una serie di eventi ed escursioni su tutto il territorio lonatese, questo per far conoscere le bellezze e la natura, diciamo, del nostro territorio fatto di colline moreniche del Basso Garda. Le famose montagne di Lonato, ma ci sono delle colline che sono veramente belle a Lonato. Sì. Sto pensando a... Guarda, io sono di parte, forse, no? Però alcune sembrano addirittura i paesaggi della Toscana, per dire. Sì, sì. Noi siamo già partiti in febbraio con un'escursione che partiva da Esenta, diciamo, andava verso le, per far conoscere, infatti alludo proprio a quelle colline, le fornaci romane, quindi, che sono lì in zona. Poi il 18 marzo, ecco, vorrei dirlo, quindi è sabato, ci sarà con partenza alle 14 da via Monte Falcone e Happy Ristoro di Zenatti, ci sarà un'escursione che va verso Solferino, dove andremo a visitare, appunto, andremo fuori comune, andremo a visitare l'ossario, la torre, e poi ci sarà il ritorno sempre la stessa. E aprile... Questo è un appuntamento ormai fisso da anni, ci sarà la giornata ecologica, una camminata con giornata ecologica annessa a Sedena di Lonato. E qua quest'anno abbiamo voluto aggiungere, praticamente lo chiameremo il plogging. Plogging significa caccia al rifiuto. Quindi, al posto di caccia al tesoro, andremo nella camminata a premiare le persone che raccoglieranno più rifiuti. Allora, poi, adesso facciamo, sì, così, assessore, ci fermiamo un attimino e poi adesso riprendiamo proprio su questo, anche perché poi le voglio chiedere come si fa a partecipare a questi eventi, ma glielo chiedo tra poco. Ci fermiamo un attimino e torniamo tra un paio di minuti. In compagnia dell'assessore di Lonato del Garda, Cristian Simonetti, seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Allora, io l'ho bloccata, però adesso, diciamo, appunto, stavamo parlando appunto di queste iniziative col CAI, il plogging, appunto, la camminata ecologica, cioè a Sedena, cioè si va a caccia del rifiuto, no? Praticamente, c'è tutte quelle cose che quelle persone molto simpatiche buttano, purtroppo, sono una simpatia. Ecco, andiamo avanti con queste iniziative, allora, assessore. Dica. Sì, assolutamente sì, queste vengono fatte in collaborazione sia col CAI, l'amministrazione comunale, la polisportiva stessa, che ci ha dato una grossa mano anche per quanto riguarda l'organizzazione del Green Park, un evento ormai fisso a Lonato, che è già il terzo anno. Quest'anno è andato molto bene l'anno scorso,
E questo è di fatto, per chi non lo sapesse, è sport e salute nei parchi, quindi all'aria aperta. E qui c'è una serie di professionisti, di maestri delle varie discipline sul territorio, diciamo, dove andiamo a portare, diciamo, corsi di yoga, corsi di ginnastica posturale, hip hop, gite cicloturistiche, e poi andiamo a fare anche i tornei sul territorio grazie anche alla collaborazione con i vari comitati di quartiere. Faccio un esempio: all'Onato 2, col GS Lonato 2 si andrà a fare sempre il torneo di calcio, il torneo molto ambito di bocce, e questo da molto tempo che c'è. Poi a Sedena si farà un torneo di pallavolo, e anche a Centenaro saremo attivi, e Campagna con il calcio tennis, e poi nell'ambito appunto del palazzetto nuovo prenderà avvio questa manifestazione, diciamo in maggio, i primi di maggio, dovrebbe essere il 6 maggio, dove faremo la riunione di apertura di questo presso Villa Regia. E però ecco, una cosa importante che voglio sottolineare è che le associazioni sportive, oppure scuole di ballo o ginnastica o altre attività, associazioni sportive lunatesi, se si vogliono iscrivere a questo tipo di attività, abbiamo istituito sul sito del Comune di Lonato un'informativa dove ci si può entro il 31 marzo iscrivere. Quindi qua dopo faremo una riunione per organizzare il tutto assieme appunto alla polisportiva. Ecco, e per quanto riguarda invece anche quelle escursioni di cui abbiamo parlato prima, no? Ancora sul finire del primo tempo, se qualche privato anche magari volesse appunto il 18 marzo escursione verso Solferino, sì, giornata ecologica Sedena col plogging, sì, e così via, ecco, se volesse partecipare un privato può, e come fa a trovare? Allora, praticamente noi periodo, quando proprio c'è il periodo della camminata o due settimane prima, noi lo mandiamo sul sito istituzionale con i vari riferimenti, contatti telefonici e anche la collaborazione con le varie istituzioni, quindi in questo caso CAI, Polisportiva, eccetera eccetera. Benissimo, allora le leggo i messaggi, assessore. Due alla volta, va bene. Mettete un ascensore al cimitero, dice un messaggio, e un altro chiedono: il chiosco a Parco Pozzo è ancora da segnare? Dove trovo le condizioni e i prezzi eventualmente? Dove li trovo? Sul sito, presumo se assolutamente. Poi ancora, albergo e museo diffuso si fa o no? Sa che questa era un'idea del sindaco nel primo mandato. Volevo dire che fermare i furgoncini, gente che lavora durante gli orari di lavoro, non mi è piaciuto. Vabbè, questo non so se fosse per lei o fosse per il comandante della polizia locale, magari. Di sicuro, perché è arrivato dopo. È arrivato dopo, mi spiace a chi l'ha mandato, ma è arrivato dopo che se n'era andato via. Le nostre mense sono a norma, chiedono? E quello non so, io non sono competente, bisognerebbe chiederlo al mio collega. Ancora, il polo logistico non ha senso? Se tiene all'ambiente non potete fare una colata di cemento nel verde, dice Miriam. Se vuole rispondere, o altrimenti andiamo avanti. Allora, Centenaro dimenticato da tutti, ma guardi che votiamo anche noi. No, assolutamente non è questo, posso dire che assolutamente non è dimenticato, perché mi conoscono anche tutti. Anche Don Marco stesso e tutti quelli del centro sportivo lì del GS Centenaro, e sanno quello che stiamo facendo e quello che sto facendo in quell'ambito, quindi questo assolutamente, se vorrà informazioni questa persona potrà prendere contatto con il mio ufficio, che così gli spiego, ci si può mettere d'accordo, diciamo. Poi Cristian, sei un bulldog, forse un bulldozer meglio, non ti ferma nessuno, dice un altro messaggio. È un caterpillar lei? Si sente un caterpillar? No? diciamo che mi chiamano un po' così, mi chiamano, però io cerco sempre umilmente di andare avanti, lavorare a testa bassa, e forse per questo che non
gli ostacoli o le difficoltà si superano tranquillamente. Poi ciclabili un grande sogno, dice un messaggio. Sì. Leonardo ne ha già tante, sì, però ne volete fare ancora? Sì, allora praticamente noi abbiamo aderito a questo bando regionale 2 anni fa del GALE, abbiamo istituito una pista ciclopedonale e 3 percorsi escursionistici qua a Lonato. Il percorsi escursionistici l'801, l'803 e l'805, quindi vanno dalla parte di Padenghe, diciamo, fino all'ultimo punto di Madonna alla Scoperta, quindi taglia in due proprio tutto il territorio delle colline moreniche. E la ciclabile anche questa molto piace, abbiamo visto, nella parte bassa del comune di Lonato, con 4 postazioni di ricarica di bici elettriche. E vorrei dire anche che un pensiero l'abbiamo fatto anche, siccome abbiamo voluto, ho voluto all'interno del nuovo piano triennale delle opere pubbliche inserire appunto la ciclabile che va da Sedena a Lonato dal Garda, molto importante. Ecco, adesso dobbiamo trovare, diciamo, i fondi per poterla realizzare. Quindi anche Sedena avrà la sua ciclabile. Sa cosa? Le postazioni di ricarica della bici elettrica, ha detto dove sono? 4 postazioni, dove si trovano, assessore? A Esenta, a via Montefalcone, Madonna della Scoperta e Centenaro. No, sa perché? Perché lei ha detto appunto da Padenghe la Madonna della Scoperta, ma da Padenghe la faccia dello strozzaprete del tiracollo, è tutto salito, però con la bici a pedalata assistita dipende da che parte se vai verso Padenghe è tutto disceso, ma sei d'accordo. Allora, Simonetti, in campagna elettorale lei e il sindaco avevate promesso che la strada per Sedena veniva allargata, ma mi sembra che siano parole al vento, non è stato fatto niente. No, io avevamo messo in preventivo il discorso, forse questo che dice qua, diciamo, è il discorso, l'allargamento era il discorso che ho appena detto della pista ciclabile, dell'inserimento appunto della pista ciclabile all'interno del piano triennale delle opere pubbliche, quindi prima non c'è mai stata, l'abbiamo inserita per poter attingere a qualche bando regionale, a qualche fondo regionale per poterla realizzare, diciamo. Allora, assessore, la strada Lonato-Esenta è un altro problema. Quella è provinciale. Provinciale, pericoloso, non fate niente, ma voi comunque avete già Giovanni di Esenta, lo dice, dovremmo farlo noi della sinistra quando saremo eletti. Ah, vabbè, c'è anche il messaggio politico. Quella è provinciale, voi avete segnalato la provincia. Noi, come sempre, di competenza, sia con la polizia locale, sia con i vari uffici preposti, tutte le criticità le abbiamo segnalate agli enti competenti, quindi certo, la provincia, e noi su quello non possiamo metterci più di questo. Non possiamo fare, insomma. Christian Brauf, tante iniziative a Sedena, grazie. Poi ancora Christian cerca di aiutare l'associazione cacciatori con iniziative specifiche. 100%, e questo vedrete che adesso, prima dell'estate, diciamo, ho in ballo 3 o 4 iniziative appunto create apposta per i cacciatori, appunto per tenerli sempre sul pezzo anche fuori dalla stagione di caccia, diciamo, stagione venatoria. Certo, cimitero da curare meglio perché i nostri morti meritano rispetto, addirittura rubano i fiori. Ah. Questo mi dispiace molto, ma come si dice, ecco, un qualsiasi segnalazione a noi serve tantissimo, quindi fino ad ora io non ho ricevuto segnalazioni, se dovessero venire ci mettiamo subito a disposizione per... Allora, salutiamo chi è di campagna, che ha appunto questo problema, come anche chi ci passa, eccetera, ma appunto non è di competenza dell'assessore, eccetera, per un messaggio che è arrivato. Buongiorno assessore, vorrei sapere quando saranno rimpiazzate le piante al cimitero di Esenta. Purtroppo c'è una, nel più breve tempo possibile, non è nostra, non è cosa nostra, perché
praticamente c'è un contenzioso, ci sono delle denunce appunto perché c'è stato un incendio doloso appunto, dove sono venuti dei periti a periziare tutte le piante, e fino a che non c'è l'ultimo, si chiude l'ultimo anello di questa pratica, noi non possiamo toccarle, non è, e noi appena pronti, appena che ci dicono che sono pronti con questa cosa, assolutamente sono il primo io a dire che certo, andranno sostituite e sistemato tutta la scarpata, la zona. Certo. Poi salutiamo un altro che passa a presenta, ma non è di competenza dei comuni, per cui appunto lì non sto neanche a leggere il messaggio. Simonetti, sei un grande, avanti così, però meriteresti di più perché non ti fermi mai. Adesso noi lanciamo la domanda all'assessore Cristian Simonetti. Qual è il suo sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto? Apriamo sto cassetto, dai, tiriamo fuori l'assessore questo allora, sogno. In questo momento, diciamo, io spero davvero che che si riescano. Il mio sogno nel cassetto è che con tutte le iniziative che abbiamo in campo, proprio lonato dal Garda, entro la fine del mandato elettorale, dobbiamo riuscire a terminare tutte le iniziative iniziate, diciamo. Quello, io resto sempre coi piedi per terra, diciamo, non ho molti, io sono per il lavoro e le piccole cose, ma farle. Allora, c'è ancora, è arrivato un altro messaggio. Deve far fare le piante al cimitero di Esenta, far mettere. Sì, quello l'ho appena detto, appunto, c'è in ballo un contenzioso purtroppo, e fino a che gli avvocati e tutta la parte burocratica non termina, noi non possiamo toccare in quel senso. Perché lei sa benissimo, assessore, che le piante staccano il carbonio dalla CO2 o anidride carbonica e liberano l'O2, cioè l'ossigeno. Noi abbiamo fatto alleate appunto su questo progetto con già 3 anni fa, appunto, il progetto per le abbiamo istituito, diciamo, tutte le piante, tutte le parti di lonato, sono 2830 piante, le abbiamo tutte catalogate, e quindi hanno una per una tutte le loro tipo carte di identità. Avete fatto un'anagrafe degli alberi praticamente. Bravissimo. 2830. È un lavoro che è costato all'amministrazione tempo e denaro, ma anche soddisfazioni, perché è un lavoro che abbiamo fatto appunto per dare sicurezza più ai cittadini per la staticità delle piante, non solo per la parte estetica, diciamo, ma soprattutto per la parte statica, con un dinamometro che è andato proprio a vedere la staticità di tutte le alberature di lonato del Garda. Allora, bravo Cristian, sei tutti noi di Sedena, oltre grazie per quello che fai. Va bene, quindi salutiamo anche gli ascoltatori di Sedena. Sì. Siamo in chiusura, noi ringraziamo tantissimo Cristian Simonetti, assessore del comune di Lonato del Garda. Grazie assessore. Sì, grazie a tutti voi. Ecco, volevo dare solo notizia, ecco l'ultima, del 22 aprile, in occasione della giornata mondiale della terra, noi assieme ai bambini della scuola dell'infanzia di André facciamo una bellissima iniziativa, adottiamo un parco lì, proprio Parco Lonato 2, dove ci saranno tutti i bambini in raccolta al parco insieme all'amministrazione. In più verranno fatto il nostro concorso fotografico, che è già il terzo anno, i colori della primavera, e verranno finalmente, ecco, come era stato detto, dati i 12 attestati per i disegni più belli, grazie alla collaborazione i disegni più belli del progetto Energia che Magia, messi sui 12 mesi dell'anno del calendario dell'eco calendario della raccolta dei rifiuti. Benissimo, benissimo, bella iniziativa, grazie assessore, grazie a voi Simonetti. Grazie.